Ok, abbasso gli alert. Allora, andiamo col monologo. Ragazzi, ha parlato Daniele De Rossi, siamo alla vigilia, vi dico la verità, mi ha fomentato sia lui che Paredes che ha detto proprio vogliamo vincere l'Europa League e questa è la mentalità giusta. Vogliamo vincere l'Europa League. Siamo arrivati a questo punto, ragazzi, arrivati a questo punto non è che bisogna, cioè prima potevi fare una scelta. Adesso ragazzi bisogna provare a vincere Europa League, bisogna provare a vincere Europa League nel mentre vedere che cosa succede in questa partita per poi anche il proseguo del campionato. Il campionato adesso divento sempre più scettico e vediamo questa Europa League. Daniele De Rossi vi ha detto delle cose che vi dico sempre io in live, è una cazzata quella là che tanti dicono no perché a Roma gioca male a 3. Perché ho visto la Roma giocare male anche a 4, dipende. Poi a 3 o a 4 adesso non conta quasi più niente, nel senso sì, so posizioni di partenza, ma il calcio non è più posizionale, il calcio posizionale lo fa Mourinho, e lo fanno pochi altri. Il calcio adesso è liquido, è fluido e se tu metti una difesa a 3, te trovi i braccetti di difesa che tante volte vanno a fare i quinti di centrocampo e il difensore centrale lo trovi regista perché il calcio è liquido, è fluido e ha detto una cosa giusta che io dico sempre, non è una questione di difesa a 3 o a 4, è una questione di principi e concetti, perché se tu metti i difensori a 3 con certi principi è un discorso, metti la difesa a 3 con altri principi è un altro. Guardate la difesa a 3 di Gasperini, guardate la difesa a 3 di Simone Inzaghi e ricordatevi la difesa a 3 di Mourinho. La difesa a 3 di Mourinho erano tre belle statuine, la difesa a 3 di Inzaghi e Gasperini. Ragazzi, trovi i braccetti che fanno le sovrapposizioni con i quinti di centrocampo. I quinti di centrocampo li trovi come ali aggiunte. Il calcio è cambiato. Il calcio, l'ha detto Daniele De Rossi, è cambiato. E perciò domani vediamo. Io ho una sensazione. Io ho una sensazione che lui giocherà con la difesa a 3 domani per giocare uomo contro uomo, come ha detto, anche per ha detto una cosa giusta, anche per stimolare i propri giocatori a giocare uno contro uno con gli uomini del Bayer Leverkusen e secondo me i giocatori da Roma non sono inferiori come singoli su qualcosa sì, per carità di Dio, ma complessivamente come singoli non è inferiore al Bayer Leverkusen come collettivo sì, come impianto di gioco, come lavoro dopo un anno, più di un anno in più del lavoro di Daniele De Rossi, quello sì, però in una partita secca all'Olimpico i giocatori della Roma sono esperti, sono fisici e perciò secondo me se la possono giocare uomo su uomo. Potrebbe essere una difesa a 3,5, anche perché abbiamo un problema a terzino destro. Vuoi non vuoi, gioca Gasdop o non gioca, comunque un problema c'è sempre. Perché si gioca è un problema, se non gioca è uguale, perché comunque c'è un problema. Allora, potrebbe essere che Daniele De Rossi ovvi questa problematica con Esharawy a destra, Angelinho a sinistra, centrocampo a 3 con Dybala dietro Lukaku, centrocampo a 3 con i tre che sappiamo, e una difesa che potrebbe schierare Llorente, Mancini e Spinazzola, occhio che potrebbe anche fare il braccetto stavolta invece che l'intermedio per fare proprio la difesa a 3,5. Secondo me potrebbe giocare, se gioca a 3,5 centrale questa volta ci potrebbe giocare Mancini perché a Firenze vi ricordate braccetto a destra è stato messo in grandissima difficoltà da Sutil e potrebbe giocare secondo me più a centro lui che Llorente. Llorente potrebbe giocare magari
a destra. Non credo tanto a Smalling, non credo tanto a Smalling, anche se sta bene, credo che sicuramente verrà in panchina, ma magari mi aspetto uno Smalling che possa entrare il secondo tempo, hai visto mai, magari per difendere il risultato, quando a Roma deve abbassarsi un pochino di più, deve fare un po' più di blocco basso. Potrei aspettarmi anche Smalling. Vediamo, sarà una partita bellissima e noi ce la giochiamo in casa. Loro sono avvantaggiati di aver riposato un po' più di noi, sono avvantaggiati di pensare solo a questa partita sereni. Noi invece dopo il Leverkusen abbiamo la Juventus, però sono sicuro che la squadra penserà solo ed esclusivamente alla partita di domani. Ragazzi, manca poco, sono due partite. Se incastrano gli astri, la nostra bravura si può anche andare in finale. E poi, secondo me, in finale la Roma, se giocasse con Atalanta o con Marsiglia, secondo me la Roma diventa favorita con tutte e due per svariati motivi. Questa è una mia opinione. Lo scoglio più grosso ce l'hai proprio domani. Il Bayer Leverkusen non è lo stesso dello scorso anno. È un Bayer Leverkusen molto più forte perché ha un anno e mezzo di lavoro in più e giocatori che ha preso sul mercato che non aveva lo scorso anno. Di contro, frecciatina di parete a San Mourinho, dove gli fanno una battuta, che cosa è cambiato dall'arrivo di De Rossi e lui dice tutto, dalla mentalità, dall'entusiasmo che ha portato l'allenatore, ha anche i principi di gioco differenti. E questo non è per di sempre, io dicevo, io avevo detto, però ragazzi, purtroppo in tanti vi siete fatti infinocchiare da tutto quello che è girato intorno a questo allenatore, che poi ci ha avuto anche la fortuna, la bravura di vincere una coppa, di andare in finale, però c'erano tutti dei problemi che non venivano risolti e non potevano essere risolti proprio per i principi di un allenatore rimasto aggrappato a dei concetti di tanti anni fa, di tanti anni fa. Adesso il calcio è cambiato. Io quando lo dicevo che il calcio è cambiato, adesso qualcuno credo che mi dà un po' retta dopo che lo dice Daniele De Rossi, che dice coi studi oggi, no? In conferenza, coi studi che si fanno, noi ci aggiorniamo e vediamo sempre che si cambia, che adesso boom, fischia l'arbitro, le posizioni prima c'era il terzino a destra e il terzino a sinistra che stavano a fare i guardialine, facevano una fascia così, adesso te trovi i terzini destri che fanno i registi. Ma lo sapete sta cosa che ha inventata? Ha inventata Pep Guardiola con Daniel Alves, non so se ve lo ricordate. Daniel Alves faceva i registi e da lì ecco perché vi dico sempre che Guardiola è numero uno, no? Ma numero uno perché non è il discorso di trofei, anche se è il più vincente degli allenatori in attività, il terzo più vincente della storia a 52 anni, non è quello, è quello che ha portato di nuovo, che ha rivoluzionato il calcio. Ci sono delle cose dove lui veramente ha rivoluzionato il calcio, da calcio posizionale è diventato un calcio liquido, un calcio fluido, un calcio di movimento, non è un calcio statico come era prima. È un calcio secondo me più bello, dove gli allenatori più moderni, avete visto, no? Riaggressione alta, pressing alto, i giocatori vicini. Domani troveremo una squadra liquida, domani troveremo una squadra fluida, una squadra che viene da quel pensiero di calcio là, una squadra che gioca a tre, ma ragazzi è il 3-3. Tre moderno, tre alla Gasperini, anche Gasperini secondo me è un rivoluzionario del calcio, un grandissimo allenatore, poi magari il carattere, cose non lo fa magari andare in una grandissima piazza, ma è stato uno che ha rivoluzionato il calcio e ha portato delle idee nuove nel calcio moderno. Vediamo ragazzi, conto tanto nella magia Europa per la Roma, nella magia Stadio Olimpico.
Conto tanto nel carattere di alcuni giocatori che comunque c'è, conto tanto nell'intelligenza di Daniele De Rossi che magari può aver studiato qualche mossa come lo ha fatto con il Milan, con la mossa di Shaarawy a destra, il 4-4-2 dove ha messo il Milan in grossa difficoltà. Questo, tutto quello che possiamo fare noi è stare vicino alla squadra, sperare e niente. Forza Roma, ragazzi, dai, perché comunque abbiamo battuto squadre anche molto più importanti del Bayer Leverkusen nella nostra storia. Cito una, Barcellona, Barcellona de Messi, il Real Madrid, abbiamo vinto con il Manchester United, abbiamo vinto con il Chelsea, abbiamo vinto con il Liverpool, abbiamo vinto, siamo la Roma. Siamo la Roma, rispetto per tutti, paura di nessuno. E questo è il momento di fare, di far vedere a tutti quanto valiamo, anche perché è un momento dove mi sembra evidente che c'è il movimento italiano contro la Roma, le istituzioni contro la Roma. Le altre squadre, i tifosi delle altre squadre, tutti a gufare contro la Roma, perciò quadrato fra noi romani e romanisti, forza Roma e dai, dai che si può fa, dai!